Ciao ragazzi, bentornati al Mazzsegnale. Oggi video molto particolare perché vi presentiamo una collaborazione con altri divulgatori di matematica. Di cosa parliamo? Di questo! Beh, tutti sapete cos'è, dai, è un puzzle. Ma vi chiedo, quanti pezzi ha questo puzzle? Come fareste a calcolarlo? Vi mettete a contare ogni singolo pezzo? No, dai! Contiamo quanti sono i pezzi sulla base, in questo caso 22, quanti sono i pezzi sull'altezza, in questo caso 26, e facciamo il prodotto, ottenendo 572. È decisamente più comodo, non trovate? Ah, per inciso, la scatola era questa, dove vedete che erano dichiarati 500 pezzi. Questo non è un caso, tante volte il numero di pezzi reali non coincide propriamente con quello indicato sulla scatola, ma questa è una ragione di proporzioni. Ma non vogliamo parlare di questo. Concentriamoci su come abbiamo calcolato il numero di pezzi. Abbiamo fatto il prodotto di base e altezza, questo vuol dire che abbiamo scomposto il nostro 572 in altri due fattori. In questo caso proprio 22 e 26. Scomporre numeri. Questo ci fa subito sorgere una domanda. Ma se il numero di pezzi fosse un numero primo? Insomma, col 572 avrei tanti modi. Ma se avessi 37 pezzi? Non ci sarebbe altro modo che fare 1 per 37, perché i numeri primi, come sappiamo, sono quei numeri che hanno come divisori soltanto 1 e il numero stesso. Sì, abbiamo fatto un puzzle di 37 pezzi, qui vedete adesso la risoluzione. Per renderlo un pochettino più artistico non l'abbiamo messo proprio così a rettangolo 1x37 come dovrebbe essere, abbiamo un attimino barato ottenendo questa splendida configurazione. Ma non ci sono altri modi per fare un puzzle con 37 pezzi? Abbiamo spedito 5 pacchetti misteriosi a 5 amici divulgatori. Loro. Ognuno di loro farà prossimamente un video su quello che troverà all'interno. Non perdeteli! Vi lasciamo in descrizione il link ai loro canali, se non l'avete ancora fatto andate a iscrivervi perché sono tutti tremendamente meritevoli. E per rimanere aggiornati su questi video seguite questo tag, Puzzle Primi, e seguiteci sui social, così non perderete neanche un secondo di questa splendida collaborazione. Con questo invito siamo arrivati alla fine del video e quindi anche per oggi, da noi del Mazzsegnale, Davide e Riccardo, non resta nient'altro che salutarvi. Ciao!